Buongiorno a tutti da Hanoi, Vietnam. Sono le 7 di mattina e c'è già tantissimo traffico. Oggi vi porto a visitare un mercatino locale che si trova solamente a 5 minuti da dove vivo. Si chiama Chong Giang Do. Come al solito vi metto il link su Google Map nella descrizione del video. Andiamo! La prima cosa dobbiamo cercare di attraversare. Il suggerimento che vi do è di attraversare decisi, senza esitare, senza fermarsi. I motociclisti devono vedere dove state andando e se cambiate direzione vi vengono addosso. Ora è il momento, c'è un buco. Adesso mi fermo qui. Aspettiamo un po', questa è l'entrata del mercatino. Arrivano mezzi pesanti. Ok, adesso andiamo senza esitazione. Da questa entrata il mercatino vi accoglie con dei fiori, quindi abbastanza profumato, ma subito dopo arriva il reparto macelleria. Mi piace questo mercatino perché ci sono un po' di alberi, quindi c'è una zona d'ombra. Logicamente bisogna fare la gincana tra i motorini. Qui si può trovare anche carne di cane, l'ho vista qualche volta. Guardate questi frutti strani di cui non ricordo il nome. Qui ci sono orecchie di maiale. Hello. L'orario ideale per venire in questo mercatino è sempre la mattina presto, quindi dalle più o meno dalle 7 fino a mezzogiorno. Reparto carne. Hello, how are you? No, thank you. Come on, come on, thank you. Bye bye. Guardate quanti avocado. Siamo a luglio, è la stagione dei monsoni, però è anche la stagione degli avocado. Ora siamo in un'altra zona del mercato, guardate quanti avocado. Questi sono longan, noci di cocco, ananas, guardate quanti ananas. Questa frutta di solito è più costosa, quando la trovate servita su questi vassoi, bella, in ordine, di solito costa sempre un po' di più degli altri fruttivendoli. Ve lo dico per esperienza, comunque. Fiori. Ok, questa ragazza vende noci di cocco, ne stiamo comprando una. Queste sono le noci. E ora ce la sta pulendo e grattugiando. Guardate, qui ci sono dei gamberetti, passion fruit, frutto della passione. Qui ci sono funghi shiitake. What is your name? My name is Ham. Ham. I'm Johnny. Johnny. Nice to meet you. Where are you from?
Italy. Italy. Italia. You can say ciao. 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 Say ciao. Ciao Italia. Ciao Italia. Ok, adesso lo grattugia. Guardate, lo fa in 5 minuti, tutto grattugiato, bello fresco. Il cocco grattugiato è pronto, guardate qua, quanta roba. This one. Yeah? Three corns. How much? 85. 85. Ok, 3 euro per tutta sta roba. Come on. Come on. Ciao. Ciao. Hello. Hello. Questi sono bacchi da seta, guardate il bozzolo, si chiama bozzolo. Sono ancora vivi, come potete vedere si muovono. Adesso andiamo a comprare uno dei miei frutti preferiti che si chiama jackfruit. Anche qui siamo nella stagione giusta ed è pieno di jackfruit. Con questo frutto, con questa polpa, ci fanno anche in America. Adesso stanno cominciando a fare gli hamburger vegani, perché in pratica cuocendo questa parte qui, tipo la consistenza della carne, e quindi se si cucina con spezie, pomodori, può davvero diventare interessante. E questi sono i frutti. Guardate quanti sono grossi, questa è la mia mano, sono enormi. Questi crescono sui tronchi degli alberi e sono dei frutti simili al durian, però comunque il sapore è diverso, è soltanto la stessa famiglia. Ok. Come on! Xin chào! How are you? Good? 10. Ok, that's a price. Ok, sono 50 centesimi l'uno. Gli ananas, il prezzo è aumentato. Prima, tipo 2 settimane fa, li abbiamo pagati 5.000 dongs. Adesso sono quasi il doppio, 10.000 dongs. Come on. Come on. Guardate quante banane. Ciao. Queste costano un casco, più o meno costa 25.000 dongs, che sarebbero un euro. Hello. Patate dolci. Queste sono zucche. Guardate che casino. Panificio con le baguette per fare il bammi e c'hanno anche la pizza. Guardate, questa è la pizza. Andiamo di qua. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale, di pigiare la campanella, così riceverete le notifiche per vedere tutti i miei video in giro per il mondo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!